Montebelluna, in provincia di Treviso, la giunta che voleva l'inceneritore è finita male e il nuovo sindaco è l'ecologista Laura Puppato. Cancellato a furor di popolo un impianto che, tra l'altro, prevedeva di sperimentare sui cittadini cavie la inedita tecnologia al plasma. Nel 2002 comincia così una politica nuova sui rifiuti, con risultati che si sono visti in fretta. La realtà mi dice che in un mese una gestione buona di un passaggio dai cassonetti al porta a porta in un mese ha portato una città dal 40% al 76%. Vuol dire che la gente si abitua facilmente, seppure all'inizio è riluttante, però poi si abitua facilmente al cambiamento, soprattutto se vede in questo una positività complessiva. Bisogna farli ragionare nell'ottica di un futuro, nell'ottica dei propri figli, no? E considerare che quello che sprechiamo alla fine diventa oltretutto un danno per l'ambiente, un danno serio oltretutto per l'ambiente, che sia ambiente aria o ambiente terra, è comunque un ambiente che viene danneggiato e inquinato fortemente. La situazione che abbiamo trovato era quella di una città all'interno di un consorzio, il Treviso 3, il quale aveva già attuato la raccolta differenziata e nel nostro caso invece come città si era ancora con i cassonetti in strada. E diciamo che a distanza di 3 anni, perché il porta a porta con noi è cominciato a giugno del 2003, quindi un anno dopo le elezioni, abbiamo innescato un meccanismo di raccolta porta a porta molto spinto, scegliendo di fare informazione molto diretta con 24 incontri nei quartieri, quindi un'informazione capillare, cercando di valutare tutti i punti critici della città, lavorando molto con la popolazione, con gli amministratori dei condomini che sono un po' i problemi che sono gli elementi critici del territorio, lavorando con le associazioni dei commercianti, degli artigiani per far crescere questa coscienza del rifiuto. A distanza appunto di 3 anni abbiamo ottenuto questo risultato andando a superare quest'anno l'80% di raccolta differenziata, con una qualità di raccolta differenziata che sta portando nelle casse del comune del Treviso 3 un certo importo, quindi importi importanti. Una città di quasi 30.000 abitanti aveva nel 2002 oltre 7.000 tonnellate di rifiuto secco, oggi arriva a malapena a 2.600 tonnellate, il che significa che ogni abitante è sceso da 280 kg pro capite a 90 kg pro capite.